Perché non andiamo a incipriarci il naso? Dove è finita la tua precedente animosità? Forza, andiamo. Sarebbe meglio non accendere la luce. Beh, io faccio quello che mi pare. Non hai avuto un granché dalla vita, vero? No. Tutto quello che ho me lo sono sudato. Tutto quello che ho io l'ho rubato. Io non ho le foto dei miei ex fidanzati, custodite con cura nel portafogli. Ci sono queste a ricordarmeli. Vin. Ma che dici? Vin infrange i cuori, non le ossa. Beh, tutti abbiamo delle cicatrici. Solo che alcuni di noi non hanno la possibilità di nasconderle dietro un bel sorriso. Lo sai che sei molto più interessante adesso che hai la bocca chiusa? Vieni con me. Buongiorno. Indovina cosa non riesco a togliermi dalla mente. Che se non fosse stato per te, noi non saremmo qui adesso. E se non fosse per te non ci sarei neppure io. Non osare rispondermi! Ne hai già causati abbastanza di guai. Uno schifosissimo istante e un paio di passi. Ecco quello che ci separava dalla ricchezza e dagli agi. E ora invece mi trovo qui con te. Forse potremmo fare qualcosa. Che ne dici? Mettilo giù, Wade! Adesso! A portarli verso est. D'accordo, forza, muoviamoci. Andiamo, tesoro. Dov'è finito il cadavere della toilette? Aspettate! Dove state andando? Dobbiamo restare qui. È più sicuro qui dentro, lo capite? Kayla, dobbiamo andarcene subito. Non la è affatto sicuro lì. Tieniti pure la mia parte. Ah!
più sicuro dentro. È più sicuro rimanere qui dentro. Perché lui è là fuori. È là fuori. Non qui dentro. Stupidi, ottusi uomini. Che cos'è? Oh mio Dio. Ecco, gli davi da mangiare. La sua pistola. Oh, santo cielo. Sei un eroe ora, amico mio. Bene. D'accordo. Basta con questa terapia di gruppo. D'ora in avanti ognuno per sé. Tu verrai con noi, Travis. Sì, certo. Si aspetta che mi metta sull'attenti per lei ora. Ragazzo, se io fossi tuo padre, ti darei tante di quelle legnate che non immagini. Ma ora, se una pallottola quel che ci vuole, allora sia. Se hai in mente di premere ancora una volta quel grilletto, le pianterò io una pallottola nel cuore. Quando le ho detto che non sarei più tornato in prigione, dicevo sul serio. Se vuoi restare qui a fare questo balletto, per me va bene. Ma queste persone e questi soldi usciranno da qui. Vuole dividere il bottino in due parti? Oppure, grand'uomo, vuole dividerlo in tre? Sceriffo! Oh mio Dio! D'accordo. Faccio un bel respiro. Va bene. Ora spostati. Dolcezza. Stammi lontano! Madre Teresa, io sono in grado di aiutarlo. Sai, ricordo che quando cominciai ad avere l'età giusta per bere, il mio vecchio ed io andavamo a tutte le gare di bevute. Una sera si spinse oltre ogni limite. Sapevo che sarebbe finita male. Barcollavamo lungo il molo di Chesapeake Bay. Quando ho preso una grossa boccata d'aria, pensavo stesse incamerando un po' della fresca aria salmastra per smaltire la sbornia, ma poi cadde a terra. Lo battevo e correvo e gridavo e piangevo. Le ho provate tutte per far ripartire il suo vecchio cuore malato. Forza, vecchio cuore malandato! Vivi! Brutto, infame figlio di puttana, vivi! Il suo cuore invece non ripartì mai. Già. Oh, ragazzi, era una vecchia poiana infame, però una poiana davvero tosta. Vin, Vin. Grazie. Non c'è di che. È bello averla di nuovo tra noi. Però non vado a dirlo ai miei amici, eh? Sì. Kyla. Travis! No, non dobbiamo stare qui. Forza, andiamocene. Baron, te ne occupo io. Non più. Kyla!